Appassionati di calcio, un cordiale saluto da parte di Matteo Gandini, benvenuti allo stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno, benvenuti alla nona giornata del campionato di Serie A femminile eBay. Unico cambio per il Como rispetto alla formazione che in campionato ha sconfitto la Lazio, l'assenza di Conch, poi aveva fatto un amplissimo turnover in occasione della gara di Coppa. Il tecnico del Como subito in vantaggio, Lenariani, dopo 30 secondi di partita. Nischler con questo colpo di testa batte Bacic, Como 1 Napoli 0. Il gol di Nischler, il quinto della sua stagione in 9 partite. E la palla che si infila dove Bacic non può arrivare, la sfiora soltanto il portiere del Napoli. Che partenza per il Como! Sono tornate per buona parte le titolari e subito la differenza si è vista. Dall'altra parte però la traversa del Napoli dopo 90 secondi di partita. Andiamo a rivedere questo tentativo da fuori area. La svedese mette in movimento Dellestal sulla corsia di destra. Dellestal punta in fondo, prova a mettere in mezzo un pallone basso che la difesa napoletana riesce ad allontanare. Ancora non è finita il cross da parte di Ceccotti, colpo di testa e Bacic con la punta delle dita da parte di Kerr, che si gira poi riparte in percussione, cerca l'imbucata per Nischler e poi la conclusione con il destro a lato. Ancora una grande palla gol per il Como. Molte ne presse l'area di rigore del Como, calcio di punizione battuto, allontana con i pugni Gilardi. Poi c'è un intervento da parte del direttore di gara e c'è un cartellino giallo. Andiamo a rivedere quello che è successo. Uscita del portiere e sì, calcio di Ceccotti con la palla già lontana. Grossissima chance per il Napoli. Al minuto 34, traversa di Bagnosic, poi colpo di testa, la palla rimane lì, il Como cerca di allontanare, lo fa in due tempi. Cross per Karl Hernas, che invece preferisce appoggiare il pallone lì vicino. Ceccotti invece guarda in mezzo, prova a innescare le compagne, il pallone è allontanato momentaneamente dalla difesa del Napoli, ancora però spedito in avanti dal Como! Raddoppio, 2-0, Elisa Dellestal al volo, la mette nel 7, dove Bacic non può arrivare, punta delle dita Bacic, ma non può fermare la grande conclusione dell'attaccante spagnolo. Dellestal deve scaricare su Ceccotti, prova ad allontanarsi dalla pressione che la difesa del Napoli cerca di metterle addosso. Muove bene la palla il Como, va ancora a cercare a centro area Karl Hernas e Dellestal, rimpallo ancora Dellestal, poi Karl Hernas da due passi, traversa e poi il tap-in, Nischler, 3-0 Como, doppietta di Nischler, fanno 6 gol in stagione per lei a opporsi alla conclusione ravvicinata di Karl Hernas. La palla ha colpito il palo, aiutata anche dall'arrivo di Karl Hernas, la svedese. Serve Nischler, che si libera molto bene di un'avversaria. Attenzione perché arriva Dellestal che si inserisce in mezzo, aggancio non perfetto, destro di Petzelberger, Bacic pronta per la battuta. Due giocatrici in maglia rossa dentro all'area, parte la palla di Nischler che rimbalza, viene tenuta in campo Dellestal, Bacic si salva alla grande. Intervento sicuro di Astrid Gilardi. Non c'è più tempo, finisce così, il Como centra la sua terza vittoria consecutiva in campionato dopo Sassuolo, Milan.